La paura rispetto al pensiero di lui, se e quando dovesse uscire, sicuramente c'è, anche se accadrà, non accadrà, non lo so, chi lo sa, tra diversi anni. Il pensiero però c'è, insomma, l'idea che lui sia di nuovo fisicamente in giro, quindi libero di girare, eccetera. Io immagino anche che possa venirmi a cercare per vedere, solo per vedere come me la cavo, come sono, insomma, cosa sto facendo. Quindi questo sì. La paura legata a quello che mi è successo, quindi alla modalità dell'aggressione, quindi l'idea che qualcuno che ti entra in casa, che ti aspetta. Questa piano piano con il tempo è passata, diciamo, anche la paura di rimanere al buio, perché per insomma, diversi mesi insomma, non avevo la vista, quindi questo vivere al buio, trovarmi al buio, oppure il pensiero, la sensazione che qualcuno potesse seguirmi, potesse tornare ad aggredirmi di notte nel mio letto, questo diciamo che con il passare del tempo è pressoché insomma, passata. Però la paura sicuramente legata a lui, questa rimane, perché mi ha, una persona che mi ha profondamente terrorizzato nei suoi modi di comportarsi, quindi penso che, e credo che faranno parte sempre di lui, quindi non lo so, ecco, se potrà mai cambiare un giorno questo. Ecco questo piccolo passaggio. Dopo più di 15 giorni l'ospedale si presenta ad appello una questione che per me diventa impegno improrogabile. La ceretta. A che punto saranno i miei peli sulle gambe, mi chiedo. E con una certezza che sarei sembrata, e con la certezza, scusate, che sarei sembrata una che non sa ordinare le priorità della vita, ieri mi sono azzardata a parlarne con Elena, la caposala. Erano giorni che buttavo lì qualche battuta sui peli, sul chissà come sono conciata, in quel senso. È il mio modo per creare degli spazi che appartengono a una vita ormai che non c'è più, una vita normale. E ieri, a costo di passare per una mezza matta, ho posto il problema in modo esplicito. Con mia grande sorpresa ho scoperto che Elena sta dalla mia parte. Anch'io sono nemica giurata dei peli, mi ha confidato. E ha deciso di aiutarmi. Proverà a chiedere a un'estetista esterna di venire in ospedale a fare questa benedetta ceretta, con tutte le accortezze del caso. Oggi la risposta mi ha promesso. Ma quando arriva viene a dirmi che è stato un buco nell'acqua. Non se la sente, ha paura delle infezioni, mi dice. Elena ci pensa un'oretta e poi torna alla carica. Sai che ti dico? Te la faccio io domani, alla fine del turno. Chiedo una mano a Barbara, l'infermiera, porto la mia ceretta da casa e la facciamo assieme. Ci stai? Perfetto. Ma c'è un problema grande e grosso che porta il nome del primario. Ci vuole il suo permesso, dobbiamo chiederglielo per forza. Su questo siamo tutte d'accordo. Decidiamo che Elena sonderà il terreno con lui e io e Barbara sosterremo la parte se decidessi di venire a chiederci qualcosa. Così a un certo punto la voce calda del califfo invade la stanza. Quindi lei vorrebbe fare una ceretta, eh? Sì, mi piacerebbe, se si può, eh? Silenzio. Vabbè, facciamo sta ceretta, ma stia attentissima, copra bene la mano e il viso con il telo. Non creiamo inutili incidenti, sospira. Roba da matte, una ceretta, e se ne va. Non so decifrare nessuna tonalità di astio nella sua voce. Le parole possono sembrare quelle di uno un po' seccato, ma secondo me questa storia lo diverte. È andata, esulto con Elena e Barbara, mentre decidiamo l'ora. L'appuntamento è nel pomeriggio, la caposala si presenta con una cera da sciogliere e procediamo all'operazione. Il califfo viene a vedere l'opera. Allora se l'è fatta sta ceretta. Sì, e domani facciamo mani e piedi. E come no, siamo ancora un centro spionato e siamo diventati un centro esperto. Faccia vedere, su. Questo è matto, penso. Mentre dico, cosa vuole vedere le gambe? Sì, vediamo come è venuta sta ceretta. Non oso dire di no, mostro un pezzetto di polpaccio. Bene, dice lui sorridendo. Stessa sensazione di ieri. Secondo me è divertito da questa paziente un po' strana.